Fratelli di musica, bentornati! Oggi inizia ufficialmente la seconda stagione della mia serie Vita da chitarrista. In ritardo di un mese rispetto a quando avevo sperato di poterla pubblicare, cioè l'11 marzo, questo sarebbe dovuto essere questo episodio. Più di un mese fa, ma come vi ho anche anticipato in un post su YouTube, proprio nei primi giorni di marzo è mancata mia nonna, poi dopo un paio di settimane mi sono ammalato io, un po' di influenza che mi è durata un po' di giorni, quindi non ho potuto filmare questi video. Comunque, per chi non lo sapesse, in questa serie vi parlo un po' della mia esperienza musicale, un po' di me, del mio percorso musicale come aspirante chitarrista. Vi ricordo il mi piace al video, l'iscrizione al mio canale e per questo 16° episodio vorrei raggiungere i 100 mi piace. Sapete che non ho idea di come cominciare questo video perché ho un po' di cose di cui parlare, ho troppe idee in testa, quindi è stato un po' faticoso mettere un po' di ordine tra tutte queste idee. Non dimenticatevi di commentare con i soliti hashtag Vita da chitarrista per interagire con me, per richieste generiche, scusate, o per condividere la vostra esperienza di musicisti. Ascolta questo pezzo per propormi dei brani o degli artisti nuovi di cui parlare in video a parte, o anche in questa serie se lo chiedete espressamente. E liutaria per vedere i miei progressi nell'assemblare o costruire da zero tutto un po' delle chitarre, o modificare anche solo delle chitarre economiche con pezzi economici, però chiaramente in questo caso senza marchio, perché sarebbero fatte da me, quindi non posso metterci un marchio, insomma, marchio Gibson o Epiphone, che io non ho la licenza per produrre quelle chitarre lì, capite? Quindi non posso, che so, se mi chiedete di fare una Les Paul economica, non posso farla e venderla col marchio Gibson o Epiphone. Devo venderla senza marchio. Dunque, oggi per fare un video non troppo lungo vorrei parlarvi dell'ultimo concerto a cui sono stato, mi pare fosse il 17 febbraio, dei Bardo Magno, che saluto e che ringrazio ovviamente, con mio fratello e un nostro amico. Invito chi tra voi non conoscesse i Bardo Magno ad andarli a seguire, perché veramente a quel concerto mi sono veramente. Non ho mai smesso di ridere quella sera, quindi ne è valsa la pena. Allora, i Bardo Magno per i loro brani attualizzano dei fatti avvenuti nel Medioevo o nel Rinascimento in chiave moderna. Fanno praticamente canzoni moderne raccontando fatti dell'antichità come fossero recenti. Per esempio, mi ricordo, hanno proposto lo schiaffo di Anagni, quando Charles la Colonna ha schiaffeggiato, un nobile, ha schiaffeggiato il Papa dell'epoca, mi pare Clemente VII, mi pare, per poi rapirlo a tutti gli effetti e imprigionarlo ad Avignone. Beh, loro hanno parlato di questo schiaffo di Anagni, attualizzandolo, cioè dicendo che era in realtà era avvenuto durante la notte degli Oscar del 1300 cos'era, e quindi hanno paragonato quella vicenda allo schiaffo di Will Smith, dato da Will Smith, durante la notte degli Oscar l'anno scorso o 2 anni fa. E quindi ricordo soprattutto una canzone con cui mi sono particolarmente emozionato, io che adoro i vichinghi, Drakkar Special, cioè la versione riadattata di 50 Special, mi pare sia l'originale sia dei Luna Pop, mi pare, Luna Pop, se mi ricordo bene. È una versione un po' nordica, per me che adoro i vichinghi, il top. Inizio concerto, ho fatto una piccola scommessina con mio fratello, ma senza scommettere nulla, è così una battuta, e gli ho detto una roba del tipo: scommetto che inizieranno il concerto col brano I Bardi sono tornati. E è anche logico, perché
la tournée si era chiamata I Bardi Son Tornati, quindi è anche ovvio. A fine serata sono riuscito a salutare tutti i componenti, quattro componenti dei Bardo Magno e ottenere un paio di foto col cantante Abdul il Bardo al secolo Valerio, chitarrista di Nano Oro Steel. Come dicevo, è stata una serata molto divertente, sì, infarcita da parte di Bardo Magno di battute, di ignoranza, di doppi sensi, tutti a tema, rigorosamente a tema, quindi sempre legati alle loro canzoni, e tra l'altro ho scoperto quali sono i due lavori più pericolosi del mondo: postino e idraulico. Non chiedetemi perché, ma chiedetelo ai Bardo Magno in un prossimo concerto, perché, cari Bardo Magno, se state vedendo questo video, spero di sì, vi saluta il vostro amico che quella sera giunse dalla Scozia. Loro capiranno, tranquilli. Quindi, come dicevo, oggi inizia la seconda stagione di Vita da chitarrista e vorrei anche in questi giorni filmare i primi episodi delle mie serie di Luteria, se voi la chiedete, chiaramente, se vi interessa. Quindi vi ricordo, come sempre, di mettere mi piace al mio video, i soliti tre hashtag, l'iscrizione al canale, e vi ricordo in questo video di seguire anche Bardo Magno, come già vi dicevo. E ci si vede quindi fra circa 15 giorni col 17esimo episodio, numero 17 già. Meno male che escono di sabato e non di venerdì, se no. E quindi appunto ci si vede col prossimo episodio. Ciao!